di restare o da chi sceglie di andare è un valore intrinseco. Noi esseri umani siamo completi con le nostre esperienze, i nostri sogni, il nostro coraggio. Ogni volta che lasciamo la paura dell'abbandono, che lasciamo che la paura dell'abbandono prenda il sopravvento, riduciamo la nostra vita a una serie di insicurezze, purtroppo, riduciamo la nostra vita a, e ci perdiamo veramente la possibilità di vivere pienamente. Perché, ad esempio, rimaniamo impelagati in situazioni negative, nefaste, facciamo un patto scellerato con le persone che ci amplificano la paura di essere abbandonati e proprio per paura di essere abbandonati andremo a sperimentare l'abbandono. Cercando di evitarlo, questo prenderà il sopravvento e la nostra vita diventerà una vita vissuta a metà. Dare valore alla propria vita significa riconoscere, che siamo sufficienti per noi stessi, perlomeno emotivamente. Questo è un po' il primo punto fondamentale, no? Riconoscere che noi siamo sufficienti a noi stessi. È molto importante, che siamo in grado di procacciarci emozioni, cioè, e questo è un altro punto molto importante. Noi siamo in grado di procacciarci emozioni, siamo in grado di viverci delle emozioni e di procacciarcele. Quando impariamo questo, impareremo proprio un. Salutiamo Roxy Rosa. Ma l'avevo mandata la notifica, Roxy, l'ho mandata su WhatsApp, che non mi ricordo se l'ho mandato o meno. Mi è venuto il dubbio adesso di averla mandato o meno. In generale, forse non l'ho mica mandato. Vabbè. Allora, è un percorso di crescita personale questo che ci porta a scoprire la nostra forza interiore che ci può. Ah, l'ho mandato. Ah, ok, perfetto. È un percorso di crescita personale che ci porta a scoprire la nostra forza interiore che ci porta a costruire una solida autostima. Questo è un punto fondamentale. Quando impariamo a valorizzare noi stessi, quando impariamo a dare energia a noi stessi, la paura dell'abbandono perde gradualmente il suo potere che ha su di noi. Salutiamo anche Giusy, lo perde gradualmente, diventiamo più liberi di vivere relazioni autentiche, che siano relazioni basate sull'amore, non relazioni basate sulla dipendenza affettiva, sulla dipendenza emotiva. Non cerchiamo più la conferma del nostro valore negli altri, perché sappiamo di essere preziosi, perché sappiamo di essere degni d'amore, indipendentemente da chi ci circonda. Questo è un punto fondamentale, indipendentemente da chi ci circonda. Abbandonare la paura dell'abbandono è un atto di coraggio, un atto di coraggio che dobbiamo imparare a fare. Dobbiamo imparare a sviluppare gli atti di coraggio e atti di amore verso noi stessi, perché senza atto di coraggio non riusciamo a fare niente. Questo è un punto fondamentale. Questo dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo necessariamente per il nostro benessere. Gli atti di coraggio che cosa sono? Sono importanti gli atti di coraggio. Gli atti di coraggio sono azioni che una persona, sono azioni, diciamo, attraverso le quali una persona affronta una situazione difficile, cioè nonostante la paura, l'insicurezza, il rischio agisce. Perché avere coraggio non significa non avere paura, ma significa affrontare la paura e superarla. E questo è l'atto di coraggio. Dobbiamo agire e l'atto di coraggio rappresenta la capacità di agire sulla base, diciamo, dei propri valori, sulla base delle proprie convinzioni. E anche sulla base delle proprie necessità, fondamentalmente. Il coraggio si può manifestare in molte forme, non riguarda, non è fare gesti eroici, gesti straordinari,
ma fare anche scelte.